inizio questo video in silenzio perché distintamente e in modo nitido si sentono le cicale. Sto affaticato perché cammino da circa quasi 2 km, fanno 33-34 gradi, mi sono alzato anche un po' di venticello. Ovviamente come al solito non c'è nessuno dove fare. Allora, in pratica, dove sono diretto? Sono diretto ad andare a vedere Torrastura, dove penso che manco da 15 anni, 20 forse, ero bambino quando insomma venni l'ultima volta, però me la ricordavo rispetto a dove lasci la macchina molto più vicino. E invece come sono arrivato alla fine di un primo pezzo dove dico vabbè, mo questo sbuca direttamente sulla torre, cioè sulla torre insomma, sul castello, alla fine è un po' un castello, una fortezza, mi sono dovuto ricredere, perché sono sbucato al mare semplicemente, non so come sono alti sti pini, e quindi sto facendo tutto un percorso a piedi che dicevo mi dovrà portare poi alla torre. Credo manchi poco, dovrebbe essere probabilmente dopo questo largo che si vede. Fino adesso ho incrociato una coppia, penso dei tedeschi, che erano bianchi come a che e c'erano la faccia da tedeschi, e nulla, vuoto, resto vuoto. Quindi adesso stacco e poi rifarò il secondo pezzo di questo video una volta che mi troverò camminando ancora un altro po' effettivamente alla torre. Cammina che ricammina, trovata. Innanzitutto adesso faccio un giro magari intorno così ve la faccio vedere. Questo è il ponte, chiamiamolo così, che collega la torre alla terraferma, tutto un cavolo di percorso. Questa è completamente tutta zona militare. Laggiù c'è sia Anzio e poi più verso sinistra, cioè c'è prima Nettuno e poi più verso sinistra Anzio. L'acqua direi che merita. Sì, il bagnetto è ovvio che uno se lo fa, ci mancherebbe altro. Dopo 20.000 km fatti a piedi, ecco la torre insieme a Tor Caldara, Torrastura e Torre Paola veniva usata per gli avvistamenti dal mare. Laggiù in fondo, dritto per dritto, sicuramente con l'action camera si nota poco. Proviamo a mettere il ditino dove stiamo. Qua è Circeo, Monte Circeo. Per fare il bagno, giustamente. Comunque, posto che consiglio, armatevi di dove fare una passeggiata e poi il posto merita. Volendo continuare l'aspetto video, così un ultimo punto, la vista dal basso, da dentro all'acqua che tiepida, ma c'è sto venticello. Eccola lì. Quindi dicevo, le foto prima le ho fatte su sto ponte che collega la terraferma alla torre. Valuterò pure, ma adesso c'è troppo vento, l'idea magari di attrezzarmi per poterci unire col drone e magari fare un sorvolo dall'alto di tutta la torre. Faccio vedere pure com'è l'acqua dentro, cioè che è pulita. Ecco
scalzi, insomma, non è il massimo della vita. Ho preso uno proprio col piede come si deve. Qui stiamo proprio sotto perché si è fatta ombra. E niente, stacco. Questo è l'altro e ultimo lato della torre, dove appunto, aia, sempre scogli comunque, mi sono spostato, aia. Eh sì, come da inquadratura sotto, scogli a gogo. Adesso vi faccio vedere una delle tre vasche, perché sono... Aia! Cazzo, scusate il francesismo, ma fa male sotto i piedi. Dicevo, una delle... queste, una delle tre vasche, aia cazzo, male. Dove praticamente mettevano il pesce, aia. No, mi sono fatto male. No. Mi sono proprio fatto male a sto giro. Come da piede è sanguina. Porco Giuda. Ah. Chi è? Porca puttana, ci ho lasciato uno scoglio. No, mi sono fatto male a sto giro. A sto giro fa male. Sì, sì, il taglietto al cazzo. Però fa male. Ah. Vabbè, comunque.
C'era dentro. Là, a quelli in bocca. Era abitata. Vabbè. A posto, direi. Ho dato per la gloria la bandiera. A posto così me ne torno a riva.